licantropi, basata però non sulla figura del lupo mannaro medievale, che è quella per lo più propinata a livello cinematografico anche, quindi queste bestie sanguinarie, che peraltro, per assurdo, a me non è mai piaciuta più di tanto come visione, ma mi rifaccio a quella che è appunto la visione della tradizione nordica, dove avevamo gli uomini lupo, che erano gli Ulfednar. Sono i cugini, tra virgolette, dei più famosi berserker, che ormai tutti conoscono i berserker. E, però mentre i berserker erano gli uomini orso, e erano meno, erano diciamo così le truppe d'assalto, facevano il fronte di sfondamento di solito, gli Ulfednar si radunavano proprio, creavano delle micro società all'interno della SIP o del Kindred, a seconda di come ci localizziamo, ed si formavano appunto dei branchi all'interno del clan. Nella fazione anglosassone si chiama clan, ed erano dei guerrieri, quindi, però erano qualcosa di più. Diciamo che usare il termine sciamano nell'area scandinava è un po' improprio, perché il termine si riferisce a un'altra locazione. Tuttavia già Mircea Eliade ci diceva che è una cultura sciamanica, seppur atipica, perché appunto gli Ulfednar avevano comunque le caratteristiche della pratica sciamanica. Il famoso Berserker Gangr, che avevano anche loro, il Gangr, è uno stato d'estasi mistica, che è propria dello sciamano. Non facevano le pratiche curative all'interno della società dove si trovavano, ma il servizio che loro rendevano al Kindred era la protezione. Quindi era un diverso approccio, perché era comunque una cultura guerriera, quella nordica. E io ho deciso di rifarmi a loro, sia come figura, perché appunto ho ripreso molto il lato sciamanico, come ho detto, del lupo, sia come valori, perché appunto Cleo conoscerà i valori della tradizione nordica attraverso i licantropi, che hanno come gli Ulfednar, i licantropi qui hanno un legame particolare con Odino, e hanno i valori propri, quindi coraggio, verità, onore, fedeltà, ospitalità sono le basi della loro cultura. Sono valori che, se vogliamo, nella nostra società moderna sono andati molto perdendosi, e quindi trovare una comunità come la loro, che mantiene le tradizioni in piccoli gruppi, ma resta comunque integrata nella società. Non è che si isolano completamente dal mondo, loro vivono nel mondo ma mantengono la loro identità. Diciamo che è un concetto di integrazione, se vogliamo, dove però per integrazione si intende mantenere la propria identità e condividere la propria unicità con gli altri.